Benvenuti a tutti i nostri ascoltatori di Radio Pugino Nair. Proseguiamo con un altro episodio molto particolare su Gisella Cardia, la presunta veggente di Trevignano. Benvenuti a tutti i nostri ascoltatori. Qui a Radio Pugino Nair abbiamo un episodio speciale, ricco di musica esclusiva. In parte l'abbiamo già ascoltata, ma abbiamo una novità assoluta, un'anteprima esclusiva. Parleremo nuovamente di un personaggio controverso e misterioso che ha suscitato molto interesse anche qui a Radio Pugino Nair negli ultimi mesi, Gisella Cardia, la veggente di Trevignano. E non solo, vi presenteremo anche l'anteprima esclusiva del nuovo singolo del nostro enigmatico, nemmeno noi sappiamo chi è, cantautore immaginato. Un singolo intitolato La Cardia e la Pandemia. Ma prima di tutto, allora immergiamoci nel passato recente, ascoltando il primo singolo che questo cantautore immaginato ci ha inviato oltre un mese fa, Gisella Madonna Trevignano. Anzi, dobbiamo dire che questo è il primo singolo che ci ha inviato in assoluto, perché poi ce ne ha inviati molti altri su vari argomenti, ma il primo è stato proprio su Gisella Cardia e la Madonna di Trevignano. E noi ve l'abbiamo fatto ascoltare in anteprima, prima della pubblicazione, come faremo questa sera, con il singolo che ascolteremo alla fine di questo episodio. Ma siccome il cantautore immaginato ce ne ha inviati già quattro su Gisella Cardia e la Madonna di Trevignano, su vari aspetti che ora vedremo, riascoltiamo in questo episodio speciale tutti e tre i singoli recenti, contestualizzandoli, ma noi abbiamo parlato così a lungo qui a Radio Pugino Nair, così tanto della Madonna di Trevignano, di Gisella Cardia, che abbiamo davvero tantissimi episodi, dei lunghissimi approfondimenti dedicati a lei e ad ogni aspetto. Davvero trovate tutto qui a Radio Pugino Nair, e qui in questo episodio invece vogliamo con leggerezza riascoltare i singoli che già vi abbiamo fatto ascoltare prima di poter ricevere in anteprima assoluta, sia io in diretta insieme a tutti voi, l'ascolto del nuovo singolo del cantautore immaginato. Dunque, facciamo così, iniziamo dal primo singolo che ci ha mandato il cantatore immaginato poco più di un mese fa, che si intitolava, come abbiamo detto, Gisella Madonna Trevignano. Ed ora lo riascoltiamo insieme prima di proseguire con il nostro episodio. Iniziamo così. Scusate, Gisella Madonna Trevignano. Madonna appare solo a Gisella, ma i soldi li ha tirati fuori a vella. Ci ha fatto il lavaggio dei cervelli, dice l'ex qua c'è Paola Ferri. La Madonna appare sulla collina, lacrime di sangue sulla Madonnina. Piange, piange sempre perché il mondo è brutto. Dio l'ha fatto bello e noi l'abbiamo distrutto. E con il peccato mortale, anche nella chiesa si è infilato il male. Ma ora c'è Gisella in tutto che dice di parlare anche con Gesù. È tutto falso quello che è accaduto a Trevignano, lo dicono l'incuria, lo dice il Vaticano, lo dice anche Caprese, fervente giornalista, di testimonianze intesi ne ha una bella lista. Lo dice Bruno Vespa, lo dicono alle Iene, Gisella è furba, lesta e forse gli conviene. Oh 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 Gisella, dici che non è una palla. Gisella, Maria Giuseppa Scarpulla, balla balla Gisella, te non è vera rulla, balla balla Gisella, se non è una vera balla, balla balla Gisella, che non te ne andrai in cella, se non è una balla, non te ne andrai in cella, se non è una balla, non te ne andrai in cella, se non è una balla.
non te ne andrai in cella se non è una balla. Queste le parole del cantautore immaginato, che ricorda tutti i fatti, tra cui alcuni personaggi, Avella, che all'epoca stava rivendicando, più di un mese fa, continuamente in televisione, stava rivendicando la falsità di quanto accaduto. Lui, come testimone, uno dei testimoni principali, così come Paola Felli, ex seguaci che ora stanno facendo una battaglia, hanno fatto una battaglia anche legale contro Gisella Cardia. Questo, insomma, cantava il cantautore immaginato poco più di un mese fa. E poi Gisella Cardia, al secolo Maria Giuseppa Scarpulla, ha iniziato a dichiarare di avere visioni della Vergine Maria dal 2016, dopo aver portato una statua da Medjugorje, che secondo lei avrebbe iniziato a lacrimare, prima lacrime normali, poi sangue. Ne abbiamo parlato a lungo. Queste apparizioni attiravano centinaia di fedeli ogni mese, desiderosi di ascoltare i messaggi celesti che Gisella Cardia sosteneva di ricevere. Per chi fosse nuovo qui a Radio Bugini On Air o non conoscesse la storia di Gisella Cardia, stiamo riassumendo brevemente per farvi ascoltare il prossimo singolo del cantautore immaginato, che ci inviò durante la scorsa Pasqua. Nonostante la crescente popolarità, il vescovo di Civita Castellana Marco Salvi aveva istituito una commissione di esperti per investigare sui fenomeni. Nel marzo 2024 la diocesi ha dichiarato finalmente, ufficialmente, che le apparizioni non hanno origine soprannaturale, citando numerose incongruenze ed errori teologici nei messaggi diffusi da Gisella. La Chiesa ha inoltre proibito ai sacerdoti di partecipare o celebrare atti di pietà popolare collegati a questi eventi. E poi è arrivata praticamente la scomunica ufficiale. Proprio prima della Pasqua, prima di analizzare le stimmate di Gisella, che ha ricevuto attenzione anche grazie alla presunta capacità di manifestare le stimmate, eventi che sono stati accolti con scetticismo e successivamente sono stati respinti dall'indagine ecclesiastica. E a Pasqua abbiamo avuto il piacere di ascoltare qui a Radio Fuggino Nero un singolo che il cantautore immaginato aveva dedicato proprio a questo argomento, le stimmate di Gisella. Lo riascoltiamo ora insieme, prima della grande esclusiva che vi faremo ascoltare a fine episodio. Riascoltiamo anche questo secondo singolo del cantautore immaginato, le stimmate di Gisella. Le stimmate di Gisella hanno un colore alquanto strano. Sembra un piccione, una colombella, quando ti cagano nella mano. Le stimmate di Gisella sembran venute da un bambino, con quel colore che puoi notare quando gli cambi il pannolino. Forse una grande prestigiatrice le avrà fatte con colla e vernice. Forse una grande esperta in cucina le avrà condite col fondo dell'olio oliva. Gisella, ti sei coperta le mani con i guanti. Gisella, perché non le fai vedere a tutti quanti quelle stimmate un po' così, così poco credibili. Ma tu dici te ne andate Gesù. Chi ci crede più? Nemmeno il vescovo. E chi ci crede più? Né Avella né Bruno Vespa. E chi ci crede più? Né Avella né Bruno Vespa. E chi ci crede più? Ora nemmeno Brosio. Sì, Brosio. Lo dice pure Brosio, io non ci credo. Neanche io ci credo più, e devo dire
che sinceramente io non ci ho mai creduto, insomma, questo lo sapete benissimo. Non ci crede più Brosio, non ci crede Vespa, non ci crede nessuno, eppure invece abbiamo visto a distanza dei giorni che passano e delle nuove decisioni prese da Gisella Cardia, quella di andare avanti per la propria strada, dunque, nonostante scomunica, nonostante non sia più in comunione con la Chiesa Cattolica, andare avanti per la propria strada, ha mandato altri messaggi, ne abbiamo parlato, e sembra dunque essere sempre più incalzante anche per quanto riguarda le profezie. Sembra dunque aver deciso di andare avanti per la propria strada e fare una grande propaganda fidei per la sua nuova religione. È infatti importante sottolineare che il vescovo Salvi ha anche menzionato critiche nel suo decreto alla Chiesa, nei messaggi di Gisella Cardia, nei presunti messaggi della Madonna di Trevignano, evidenziando una mancanza di frutti spirituali tra i partecipanti ai suoi raduni. Inoltre, la Procura di Civitavecchia ha aperto un'indagine per truffa contro Gisella e suo marito, con accuse che includono l'uso improprio di donazioni ricevute dalla loro associazione. Ma allora proseguiamo con un altro singolo, il terzo e ultimo singolo che abbiamo già ascoltato qui a Radio Pugininer, ce l'aveva inviato solo pochi giorni fa e l'abbiamo ascoltato insieme, il cantautore Immaginato, una parodia dedicata dunque alla veggente di Trevignano, anche sulla base delle ultime notizie di cui a lungo abbiamo parlato qui a Radio Pugininer. Ecco il singolo dal titolo La veggente di Trevignano, cantautore Immaginato. Veggente di Trevignano, non ciò ti so bene. Voleva andare lontano, ma più fonde sono le iene. Se vai sulla TV, niente sfugge più. E quello che si vede non c'entra con la fede. Ma va, Gisella va controcorrente. La segue, chi ci crede veramente. Veggente, il campo l'hanno sequestrato. Veggente, dove sta tutta la gente? Veggente, il clero si è già pronunciato. Veggente, non manipolare la gente. Veggente, veggente, veggente de niente. Naturalmente il cantautore Immaginato si rifà al decreto della Chiesa Cattolica, si ispira a quello probabilmente, oppure proprio ad una sua visione di questa storia che sembra piena di bugia, sembra anzi tutta una bugia. Ma il nuovo singolo che vi stiamo presentando in anteprima del cantautore Immaginato riguarda un altro
momento significativo che abbiamo approfondito e potete riascoltare gli episodi recenti che parlano di questo, ossia Gisella Cardia ha recentemente affermato, e ne parlano in moltissimi, molti giornali online e trasmissioni, ha affermato di aver ricevuto un nuovo messaggio della Madonna datato 25 maggio 2024 che avverte di una nuova imminente pandemia, sostenendo che solo la preghiera potrà salvarci. Questo tipo di messaggi continua a generare dibattito e perplessità sia tra i fedeli che gli scettici, naturalmente. Noi ne abbiamo parlato a lungo, ma ora siamo qui in questo episodio per vivere con leggerezza questi temi e li affrontiamo ancora con l'ironia del cantautore immaginato e la musica del cantautore immaginato con questo nuovo singolo in anteprima assoluta nazionale che ascoltiamo ora, il singolo del cantautore immaginato La Cardia e la pandemia. Ringraziamo il cantautore e questo misterioso che speriamo un giorno di conoscere, l'artista, per averci concesso questa esclusiva che tra l'altro ci ha chiesto lui stesso. Il nuovo singolo, che è abbastanza assurdo, lo ascolterete tra pochi secondi, che esalta l'assurdità di quest'ultimo messaggio di Gisella Cardia. Siamo in attesa e poi seguiremo e vi racconteremo in tempo reale ciò che accadrà il prossimo 3 giugno 2024. Analizzeremo e approfondiremo come sempre il messaggio che Gisella Cardia pubblicherà e racconterà durante il raduno al campo di Trevignano, che ci sarà a questo punto, non ne abbiamo dubbi questa volta, il nuovo messaggio della Madonna di Trevignano. Ma intanto abbiamo l'ultimo, di meno di una settimana fa, questo del 25 maggio, in cui Gisella Cardia terrorizza i suoi seguaci, solo i suoi seguaci, credo, con questa nuova tendenza manipolativa sulle profezie. Ha parlato recentemente, andate a vedere gli scorsi episodi, noi abbiamo approfondito tutto, del terremoto, dei Campi Flegrei, ancora la guerra, ancora tante profezie apocalittiche e ora, per ultimo, la pandemia, una nuova pandemia. Bene, ragazzi, non ci resta che ascoltare il nuovo singolo in anteprima esclusiva, davvero in anteprima assoluta nazionale, ora qui a Radio Puginio Ner, il nuovo singolo del cantautore immaginato, La Cardia e la pandemia. Gisella Cardia, la pandemia, messaggi che arrivano da Maria, un'apocalisse spaventa la gente, però se l'è inventata la veggente. Gisella Cardia che prevede tutto, messaggi che indignano di brutto, a ingannare così non si può la gente, ma quanto ancora farà la veggente? Gisella è profetessa e le sue profezie sono cosa complessa oppure idiozie. C'è chi l'ha studiata, ad esempio la Chiesa, però il suo decreto ben poco pesa. Gisella dice che vede la Madonna, oh oh, chissà chi ce la manna. Gisella dice che vede anche Gesù, oh oh, e mo chi dorme più. Gisella dice che vede la Madonna, oh oh, chissà chi ce la manna. Gisella dice che vede anche Gesù, oh oh, e mo chi dorme più. La Cardia, la pandemia, la Madonna, il pandemonio, tutto falso, vero sia, qui si sfiora la pazzia, dei seguaci farazia, nei giornali fa notizia, la Cardia e la pandemia, tutti a dirsi chi è statizia. È proprio così, tutti a dirsi chi è statizia. Come dice il cantautore immaginato, noi siamo mesi che ce lo stiamo domandando insieme
a voi e ha fatto davvero scalpore, ha fatto parlare di sé questa veggente, a differenza di tanti altri veggenti. Per esempio questa sera noi abbiamo anche analizzato un altro caso, due veggenti nell'isola di Ischia, la Madonna di Faro, un altro caso che abbiamo legato alla Madonna di Trevignano, a Gisella Cardia, perché ne ha parlato Zona Bianca. Insomma, vediamo che anche le trasmissioni, anche la TV, i giornali si stanno interessando sempre di più, dopo Gisella Cardia, la Madonna di Trevignano, ai veggenti presenti sul nostro territorio nazionale, che sono davvero tantissimi. Noi abbiamo accennato solo ad alcuni negli scorsi episodi e abbiamo iniziato ad approfondire questo nuovo caso della Madonna di Faro, delle veggenti dell'isola di Ischia. Abbiamo solo iniziato ad approfondire uno dei tanti casi che ci sono in Italia, e lo faremo anche nei prossimi giorni con altri veggenti. Vediamo di aprire delle piccole porte su questi eventi, su questi presunti fenomeni paranormali, e chissà se non ispireremo anche i grandi giornali, le grandi TV, prima o poi, a parlare sempre di più di questi casi, perché teniamo davvero a tutte quelle persone che vengono manipolate dai presunti veggenti. Vogliamo fare sempre di più luce, chiarezza su questi casi qui a Radio Puginio Nair. Ma questo era un episodio in cui prendere il tutto con ironia e con un po' di musica, un po' di divertimento, insieme al cantautore Immaginato, che ci ha regalato, ci ha inviato questi singoli, e questa sera una nuova esclusiva, questo ultimo singolo che abbiamo ascoltato insieme, La Cardia e la Pandemia. Insomma, concludiamo invitando come sempre tutti i nostri ascoltatori a mantenere sempre un approccio razionale e scientifico verso queste presunte manifestazioni soprannaturali. La stessa Chiesa ha smentito la natura divina dei fenomeni, degli eventi di Trevignano Romano. Il nostro cantautore Immaginato, con ironia e leggerezza, ci invita a riflettere sull'assurdità di queste vicende. E grazie per averci seguito in questo episodio speciale di Radio Puginio Nair. Continuate a sintonizzarvi per altri approfondimenti e musica esclusiva come questa sera. E allora abbiamo scelto un altro singolo del cantautore Immaginato per concludere questo episodio speciale, ed è un singolo dal titolo Fattelo un altro sonno. Naturalmente ogni riferimento è puramente casuale e vuole essere un invito a svegliarci dal sonno che a volte ci porta a credere un po' a tutto. Invece dobbiamo svegliarci, dobbiamo iniziare a ragionare con la nostra testa, con gli strumenti che ci ha dotato magari quel Dio in cui alcuni di voi credono, ossia la razionalità, la logica e soprattutto uno dei nostri istinti primordiali, che è quello di non farci incantare dai sogni, dai falsi profeti, in questo caso dai falsi veggenti, dalle facili soluzioni a questo mondo complesso in cui viviamo. Un singolo che ci invita a darci una svegliata, dunque, e a ragionare con la nostra testa. Per cui buonanotte ancora con un altro singolo del cantautore Immaginato dal titolo Fattelo un altro sonno. Fattelo un altro sonno, mentre tolgono i diritti. Fattelo un altro sonno, mentre stanno tutti zitti. Fattelo un altro sonno, un altro bel pisolino. Fattelo un altro sonno, mettite comodino. Fattelo un altro sonno,
mentre te tolgono le mutande. Fatelo un altro sonno, mentre tutto è mutante. Fatelo un altro sonno, d'altro che il sogno infranto. Fatelo un